Ciao my darling, questo è finalmente il nuovo video sui libri, e il primo che faccio da Londra e mi sono portata dietro i libri per cui volevo fare questo video, quindi l'ho proprio fatta apposta, l'ho studiato. E il primo libro di cui voglio parlarti, comincio subito perché la pila è alta, è un residuato che ho trovato in casa perché è un'adorabile Urania. Te lo faccio vedere perché è di Dean Koontz. Io di Dean Koontz avevo già letto due libri fondamentalmente, più di due, ma due ne avevo apprezzati più degli altri. Si chiamano Fear Nothing e Seize the Night. È una breve saga, sono usciti nel 98 e nel 99, ed è veramente speciale. È uno di quei libri per i quali è impossibile decidere esattamente a che genere scriverli. Sono scritti molto bene, la storia è appassionante. È per questo che quando ho trovato in giro quest'Urania, mio papà ce li aveva tutti, chissà adesso dove li ha persi, mi ci sono buttata sopra. Nascita dell'antiuomo, è uscito originariamente nel 1970 e patisce effettivamente la sua età, però è un delizioso breve racconto a tema futuro e androidi. Se ti piacciono le cose un po' classiche, all'Asimov fino a metà ti piace, poi diventa una cosa un po' fuori dal mondo, un po' New Age, un po' evoluzione dell'uomo, come spesso effettivamente succede con Dean Koontz. Però, ripeto, fino a metà è un bel viaggio divertente. Sempre suo, già che ci sono. Avevo letto anche Odd Thomas, che è del 2003, invece quello non mi aveva convinto per niente, specie per questi punti che ho appena citato a danno di Nascita dell'antiuomo. Resto su un libro che non mi ha appassionato. Sì, è Fred Vargas. Che a sto punto io però ho il dubbio, si dirà mica Varga col fatto che è francese? Non lo so. Comunque, questo è Critica dell'ansia pura, è uscito nel 2003. Credo che nella mia personale esperienza non esista un libro che mi ha generato più ansia di questo, e nasce per eliminare l'ansia. Quindi, quantomeno per me, non ha funzionato. Lo trovo scritto in una maniera talmente pretenziosa che mi fa prudere le mani. Adesso cercherò passaggi che ho evidenziato con la matita. Guarda, con la freccia, dov'è qua? Perché cerca disperatamente di fare la simpatica? E sai quando ci provi veramente troppo? Per cui no, non mi starai simpatica. Se sei simpatica, bene, ma se ci provi così tanto, no. Saputella e saccente? Ci sono continuamente queste frasi tipo: avete perso il filo, si vede che non siete proprio portati. Vez? Cioè, ho capito, ripeto, che cerchi di fare l'ironica. Con me non funziona, non mi ha fatto ridere, non l'ho trovato divertente, non l'ho trovato illuminante, non l'ho trovato scritto particolarmente bene. L'ho trovato scritto da una persona che ha sì un ampio lessico, ma che lo usa per complicare la vita agli altri, quando invece il punto del linguaggio sarebbe il contrario. Io amo Facebook, lo amo disperatamente. Fosse per me, io passerei le ore tutto il giorno, sempre su Facebook. E infatti sto facendo un buon lavoro. Quindi ho letto The Facebook Effect, che non è quello da cui è tratto il libro. Questo è scritto da David Kirkpatrick, che a sua volta ama molto Facebook, ed è una versione, a detta di molti, parecchio edulcorata delle origini della compagnia, le origini di Zuckerberg in quanto CEO di uno dei colossi mondiali. Ho letto molte review che lo danno come appunto una versione molto favoleggiata, la versione che Facebook è d'accordo venga raccontata dalle sue origini. Credo che possa valere per chi detesta Facebook se vuole dargli addosso, perché è un libro che evita di raccontarti anche i piccoli lati oscuri che ormai sappiamo tutti di Facebook, facendoti sospettare quante cose non dette ci siano. Quando invece i peccati che sono già fuori, beh, tanto vale, no? Li hai già raccontati, dilli ancora. Almeno li racconterà dal tuo punto di vista. Invece no, questo glissa su tutto quello che ci può essere di ombroso. E questa secondo me è una scelta sbagliata. Quindi va bene sia per quelli che vogliono criticare Facebook in ogni sua forma, sia per quello che lo amano, perché questa, ripeto, è la versione soft delle sue origini. Dicono che la storia sia scritta dai vincitori, eccola. Comincio questo libro con enorme scetticismo, perché queste sono le avventure di Sherlock Holmes post Sir Arthur Conan Doyle, cosa che non dovrebbe succedere, cioè una frase come quella che ho appena detto non dovrebbe esistere. Per quanto io sia d'accordo al fatto che un personaggio che ha il vantaggio di non essere legato a un guscio mortale di carne possa avvantaggiarsi appunto di questa sua posizione di essere immortale, sono sempre molto scettica nei confronti di coloro che prendono in mano Sherlock per guidarlo lungo strade che Conan Doyle non aveva affrontato in prima persona. Quindi sono arrivata a aspetta, com'è in italiano? La vera storia del gigantesco topo di Sumatra, pronta a distruggerlo. L'ho aperto proprio. Dai, fammi vedere, vediamo. E invece no.
È un libro grazioso che potrebbe passare per un manoscritto trovato da qualche parte sotto tavole di legno di un vecchio appartamento che a un certo momento Conan Doyle potrebbe aver affittato per 2 settimane. I personaggi sono coerenti con quelli che già conosciamo, quindi non ti sembra di vedere. Non so, hai presente l'effetto quando è finito Friends e hai visto Ross fare qualcos'altro e dici: ma Ross, cosa stai facendo? Ed è sempre Ross. E ti è sembrato un modo di svilire quel personaggio? Ecco, questo l'effetto non ce l'ha. Non trovi Sherlock Holmes che fa cose che Sherlock Holmes non farebbe mai, tranne pagina 62 in realtà, ma adesso ci arrivo. Dicevo, i personaggi sono coerenti, la storia non è male, a livello di ambientazione anche lì è coerente. Ne sono rimasta molto piacevolmente stupita e mi aspettavo decisamente di no. Ripeto, tranne pagina 62, dove inspiegabilmente Sherlock Holmes, secondo me, fa un gravissimo errore di quella che viene definita la deduzione holmesiana. C'è una po'. Allora, loro sono su una nave. No, forse non te lo racconto, cambiate idea. No, vabbè. Se per caso lo compri, guardaci a pagina 62 quando arrivano sulla nave. Secondo me Holmes si sbaglia. Mentre preparavo questo video, il mio preparare questo libro e questo video diventa fare dei fogli in cui mi segno quando sono usciti i libri e i titoli e magari qualche informazione divertente. Però in realtà ci metto un sacco di tempo. Vabbè, quando faccio questo genere di cose, ultimamente mi capita di accorgermi di temi costanti nella scelta dei libri ed è buffo perché in realtà, come ho già detto varie volte, la maggior parte del tempo scelgo i libri un po' a caso, mi faccio guidare più dal cuore che dalla testa, quindi non, se c'è questo tema, o è postumo o è inconscio. Uno dei temi di questo video è su 2 libri. Il primo, non so se parlarti prima di quello che mi è piaciuto di più o quello che mi è piaciuto di meno. Forse ha più senso quello di meno. Quello che mi è piaciuto di meno partiva con una dicotomia. E la dicotomia era tra il titolo e la copertina. Ok? La copertina. Il titolo non è male per niente. In italiano non è ancora tradotto e sembra una cosa alla Lina Wertmüller. Piangere sott'acqua somiglia un sacco a ridere. Secondo me non è male, anche perché prima lo leggi e dici, ah, carino, poi ci pensi e dici, è anche vero. La copertina, secondo me, non ci siamo, ma magari sono io. È una storia di crescita. A me le storie di crescita, soprattutto quelle che si allargano su molto tempo, conquistano. Mi piace quando un autore riesce a avere un volo d'uccello su qualcosa e vedere i semi di quello che poi diventa in futuro e legare tutti questi fili in una storia che abbia un senso. Mi piace moltissimo. È il solito discorso alla Mark Twain della differenza tra la vita e la finzione, che la finzione deve avere un senso. Mi piace quando le vite nella finzione hanno un senso. Questo libro è la storia di un giovine che arriva in una nuova scuola e conosce un sacco di nuova gente. Naturalmente, tra questa nuova gente ci sono persone che lo affascinano, persone di cui si innamora, persone che lo conquistano, che non lo conquistano, e a un certo momento succede qualcosa di tragico. Visto che è il clou del libro, ovviamente non ti racconto che cosa sia, ma è qualcosa che i protagonisti, di cui i protagonisti sono testimoni diretti, che quindi, oltre al fatto in sé, ha conseguenze enormi, risonanze enormi sulla loro emotività, sulla loro vita, perché c'erano. Da lì le loro vite ovviamente proseguono e si evolvono e il lettore secondo me si ferma a chiedersi quanto di quello che succede dopo possa avvenire in relazione a quello che è successo prima. Non so se mi sono spiegata. L'unico problema, uno dei problemi che ho trovato con questo libro è il fatto che quello che riguarda la loro storia quando sono giovani, quando sono ragazzi, è molto artificioso o quantomeno lo è molto di più rispetto alle parti in cui li trovi adulti. E ti viene da chiederti se sia l'effetto che succede spesso con i ricordi, no? Per cui li forzi in qualcosa che ha più senso di quanto non ne abbiano in realtà, perché hai bisogno di dar loro un senso. L'ho trovato in questo un pochino forzato. È comunque scritto veramente molto molto bene ed è incredibilmente realistico, specie nei momenti in cui i personaggi si trovano a dover gestire grandi domande e grandi dolori. Ti auguro che non ti sia mai capitato, ma se ti è successo, secondo me siamo tutti d'accordo nel dire che il momento subito dopo un grande dolore è come quando prendi una botta forte, non senti ancora il male. C'è questo grado di insensibilità per cui sembra tutto ovattato e tu registri quello che sta succedendo, ma non riesci esattamente a metterlo. Non so se riesco a spiegarmi. In questo è molto molto realistico.
E funziona, l'empatia con i personaggi funziona molto. Il problema in questo caso è che nell'alternarsi, come nel titolo del weeping, cioè del piangere, e dell'after, cioè del ridere, ti rimane più addosso il senso del weeping. Cioè, quando i suoi personaggi sono tristi, sei triste anche tu. E nonostante il libro sia un alternarsi delle due cose, secondo me ti resta più addosso questa sensazione di perdita. Quindi non è, secondo me, non è una lettura prettamente ricreativa, ecco, mettiamola così. Altro libro sulla crescita, e in realtà con molti punti in comune, è Looking for Alaska, tradotto giustamente Cercando Alaska. E se sei informato o informata, questo è il primo libro di John Green. E come al solito, se non conosci John Green, spegni subito questo video e vai a vedere uno dei suoi, ti metto il link all'ultimo che ho visto stamattina nel box. John Green è un genio e io lo amo. John Green scrive e parla e pensa in un modo che agli esseri umani normale risulta stupefacente. Per lui è normale. E racconta quella che per lui è una storia normale. Di fatto è composta di elementi normali, perché è la storia di un ragazzo che finisce il liceo e va al college. Puh. E tu dirai, sì, vabbè, anche solo io, di quanti libri ho parlato che cominciano così? Guarda anche Start for Sen. E ha effettivamente dei punti in comune con le domande di Brian. Perché questo personaggio che conosciamo fin dall'inizio è un po' goffo, è insicuro, come è normale essere, come è bello essere, secondo me. Conosce persone che lo sono meno, o che gli sembrano meno, perché le vede da fuori il proprio teschio, quindi ovviamente gli sembrano meno insicure, e conosce Alaska. E Alaska sconvolge la sua vita da lì in avanti. C'è una storia, una controversia parecchio interessante sulla faccenda, perché 3 anni dopo l'uscita di questo libro, che tra l'altro è stato premiato in quasi ogni salsa, è stato scelto come testo per una scuola in America. Per una particolare scena di sesso, parte del comitato genitori si è opposto e si è alzato contro il fatto che Cercando Alaska fosse incluso nei libri di testo. John Green ha scelto di rispondere a questa cosa con un video, naturalmente, visto che è una delle cose che gli riesce meglio, a quanto pare. E mi è piaciuto molto la sua presa di posizione sulla faccenda, perché per quanto abbia la capacità, la modestia e l'intelligenza di concedere a chiunque la libertà di pensare quello che crede, ha anche la forza di dire quello che crede lui. E quello che crede lui è: smettiamola di dire che gli adolescenti non sanno ragionare, perché non è vero. Perché se i genitori hanno paura, non significa che debbano averlo anche i figli. Non sto naturalmente a tradurti tutto il video, però se vuoi vederlo, naturalmente alla fine è andata bene, se vuoi vederlo, ti metto il link anche di quello nel box. Secondo me, quella è una bella vittoria di un enorme cervello. Potevo fare un videobook senza Neil Gaiman? Secondo me no, sarebbe sbagliato. Questa volta voglio parlare di American Gods, di cui curiosamente non avevo mai parlato in passato, probabilmente perché effettivamente per me è passato un po' di tempo da quando l'ho letto la prima volta. Ma recentemente mi è capitato di comprare questo perché dovevo prendere l'aereo e non avevo niente da leggere, perché c'è scritto piccolo piccolo il testo preferito dall'autore. Incuriosita, vado a vedere e nell'introduzione c'è effettivamente la spiegazione di Neil, che ti racconta come, perché e grazie a chi questa versione abbia circa 12.000 parole in più di quella precedente. Potevo perdermi 12.000 parole di Neil Gaiman? Secondo me no. American Gods è un libro enorme e non sto naturalmente parlando della sua manifestazione fisica. È un libro gigantesco perché affronta temi enormi, affronta storie enormi su uno span di tempo enorme. Il punto del gioco, e dirò soltanto questo, è che l'America viene vista, nota bene, con gli occhi di un inglese che ci arriva e se ne innamora, come effettivamente un paese enorme, pieno di, enorme se lo dico un'altra volta mi sparo, un paese gigantesco, pieno di possibilità, dove però arriva un sacco di gente da posti diversi, con un sacco di tradizioni diverse e non tutti di loro spontanea volontà. Costoro, trasportati lì come lavoratori, schiavi, concubine o avventurieri, portano con sé tutto quello che loro sono. E con questo anche tutto quello in cui loro credono. Quando l'America diventa l'America e si generano gli americani, dove sono finiti tutti questi dèi? Cosa ne è stato di loro? È questo che ne è stato. È un libro in viaggio. Ed è un libro che scopre le cose andando perché è concentrato su qualcos'altro. La maggior parte della storia del libro viene vista dagli occhi del suo protagonista, che
che si chiama Shadow e non ha niente di quello che potresti immaginarti essere un personaggio che si chiama Shadow. E per me questo già è un effetto straniante, così delizioso. Come te lo immagini Shadow? Io me lo immagino emo, con i capelli neri tutti fatti a punte, magrolino, con dei grani incavi qua al posto delle guance. No, Shadow è un uomo normalissimo, sui 30 anni, anzi delle due è grandino e non ha niente del sensibile pensatore che il nome Shadow potrebbe farti intuire. Gran parte di questo libro è quante le cose ti possono apparire diverse da quelle che sono, e allo stesso tempo di quanto a volte l'intuizione andrebbe seguita un po' di più. Perché se c'è una cosa che posso imputare a Shadow è che ogni tanto è troppo distratto e troppo lento per capire esattamente quello che gli sta succedendo. È uno di quei libri in cui anche se sei in vantaggio rispetto ai suoi protagonisti, non ti stufi. Io non mi sono mai trovata a dirgli: dai, come fai a non capire come succede ogni tanto nei serial? Sai quando c'è il serial killer nascosto da qualche parte e a me personalmente capita di urlare al protagonista: ma dai, ma solo con una torcia ci vai? Oppure chiama la polizia, cose di questo genere. Sono un po' delirante, ma sono stanca circa. Spero che tu possa essere comprensiva. Dicevo, in questo caso non ti senti superiore a lui. Ti rendi conto? Secondo me, il lettore si rende conto di avere una visione avvantaggiata su quello che sta succedendo, per cui se Shadow non capisce, non è necessariamente colpa sua. Ci sono dei momenti estremamente crudi, questo non lo nascondo. Ci sono momenti così crudi che io personalmente ogni tanto faccio fatica ad accettare che vengano tutti dalla stessa testa e dallo stesso cuore da cui è nato Sandman. E che per me ormai è Neil Gaiman, ormai non mi interessa più come sia effettivamente lui, mi piace questo puzzle che mi sono composta in testa di come secondo me è Neil Gaiman. È la storia di un viaggio e di una guerra. E visto che si tratta di scegliere dove andare e con chi combattere, questo è un libro che ti guida verso la tua destinazione e ti dà buoni consigli sulle persone con cui farlo. Ogni volta che parlo di Douglas Adams, c'è una piccola parte di me che pensa a Woodhouse e lo ringrazia. E recentemente, specie su Formspring, mi è stato chiesto cosa ne pensassi di Woodhouse, giustamente. E secondo me anche in un recente videobooks ne avevo accennato qualcosa. Non ho pace perché la sedia è scomoda, quindi è per questo che mi muovo tanto durante questo video. Woodhouse. Perché collego tanto Woodhouse e Douglas Adams? Perché Woodhouse è il papà, in senso metaforico, di Douglas Adams. Non sono sicura che senza di lui Douglas sarebbe stato quello che è stato. E Dio ci scampi i libri da un mondo in cui Douglas Adams non è stato quello che è stato. Ho deciso di far vedere questo. Woodhouse è famoso principalmente per due mega saghe. Una è quella di Jeeves, naturalmente, e l'altra è quella del Blenheim Castle. Questo in italiano si chiama Ondata di crimini, giusto? Sì. Ondata di crimini a Blandings, ovviamente. È un racconto breve. È uscito nel 1936 in America e nel 1937 in Inghilterra. Era diviso in due parti a suo tempo perché usciva sulle riviste. E è spesso incluso nelle raccolte, i best of di Woodhouse, perché è effettivamente un classico. Si ritrovano tutti quei personaggi cui chi sia già un lettore di Woodhouse è affezionato. Secondo me può essere un buon inizio, proprio perché è un antipasto. Lindsay Clark, Il matrimonio di Chemical. Si perde il gioco di parole del titolo originale, che però è abbastanza evidente, no? Non l'ho ancora trovato nelle uscite italiane, che è bizzarro perché è uscito nell'89 e questa è una riedizione del 2010, come per American Gods, con un'introduzione con un pochino di aggiunte lungo il testo. È una storia affascinante perché si tratta di sei vite sparse su due ere che si trovano collegate. I due che si trovano nel presente si vedono costretti o quantomeno interessati a capire che cosa esattamente li leghi al passato e si buttano alla ricerca. È una premessa che mi affascina, come a suo tempo mi aveva affascinato per quell'aborto di libro che è My Name is Memory. Nonostante ci siano momenti estremamente cupi, al contrario di quello con il titolo Vertmulliano del Piangere sott'acqua, nonostante dicevo ci siano dei momenti cupi, in qualche modo riesce ad avere un piglio luminoso sui fatti, perché in qualche modo è volenteroso più che tormentato, e in questo secondo me è molto britannico. È anche estremamente alchemico, e meno male, perché l'alchimia è uno dei temi principali di questo libro. È un tema un po' invadente, se posso dire la mia. Ogni tanto gli elementi alchemici prendono sopravvento e partono dei momenti un po' troppo didattici, un po' troppo cervellotici, in cui ci si perde. Ha il problema di essere un libro che
Fanno vedere le cose più che farle succedere. E secondo me in tanti potrebbero trovare alcuni passaggi pesanti, come succede con le famose prime 60 pagine del Signore degli Anelli, in cui non succede niente, c'è solo questo bellissimo stile che descrive le cose, ma che è un po' fermo, un po' immobile. Nonostante a volte rischi di essere, ripeto, un po' ermetico, tratta temi affascinanti con un occhio affascinato. E come al solito, quando l'occhio che ti racconta le cose è affascinato, inevitabilmente lo sarai anche tu. E visto che i temi sono l'amore, l'occulto, l'alchimia, l'ossessione e il ricordo, ormai si è capito, questo è nelle mie corde, credo nelle corde di tanti. Quindi sì, è un bellissimo libro, a tratti un po' faticoso, però a me è piaciuto davvero tanto. Ormai anche Jonathan Cohen ha presenza fissa. Per parlare di questo libro, prima ho dovuto chiedere aiuto su Facebook perché non mi ricordavo se ne avevo già parlato. L'ho letto mesi fa in realtà e non so perché, a quanto pare, non ne avevo ancora parlato. I terribili segreti di Maxwell Sim è uscito nel 2010. Non è uno dei miei preferiti, decisamente no. Nonostante sia scritto come al solito in uno stile che mi rapisce, perché è una bella lingua quella che usa, perché il flusso dei concetti nel pensiero dei suoi protagonisti mi piace perché lo trovo intelligente, perché i termini che usa sono molto belli. Ho letto una critica credo che fosse il Guardian, che ha descritto il protagonista di questo libro come il risultato degli esperimenti segreti che deve assolutamente star facendo il Daily Express nei suoi sotterranei segreti. È vero che questo libro è un viaggio e i viaggi mi conquistano, ma questo viaggio è un misto di rivelazione e disastro. E in qualche modo il disastro non viene mai del tutto sistemato dalla rivelazione. Quantomeno l'inizio del libro è effettivamente, secondo me, una fotografia molto vivida, se non della società, quantomeno di una fetta della società. E quello che mi è piaciuto di questo libro, che come al solito è quello che preferisco dire, è il fatto che in qualche modo le coincidenze, i cambi di punti di vista cooperino con quello che sembra essere soltanto il caso e arriva a creare uno schema che alla fine ha un senso. Vero è che il gomitolo in questo caso è talmente arruffato che inevitabilmente, dopo un po', il suo finale risulta troppo vago, troppo poco plausibile per avere l'effetto sanante che avrebbe in caso contrario. Fondamentalmente è un libro che tratta di come si possa essere, di come ci si possa sentire soli e isolati in un mondo in cui siamo virtualmente sempre connessi gli uni agli altri. Ma l'ho trovato forzato, ripeto, forse l'ho già detto. Il problema è che la curva d'apprendimento del protagonista somiglia a quello che succede nei film. Il modo in cui la storia è raccontata punta fin dall'inizio a portarti a quel genere di rivelazione in quel momento, in quel determinato modo. È uno di quei casi in cui la prevedibilità non ha nessun pregio, è soltanto un po' banale. E ripeto, è un peccato perché all'inizio rapisce, almeno personalmente mi ha rapito molto rapidamente, forse ripeto anche per lo stile con cui Jonathan Coe scrive, questi contorni così nitidi, così acuti, si smussano. E perdono incisività, secondo me, andando avanti nel libro, ed è un vero peccato. Quanto è tutto UK in questo video dei libri? Questo non è un romanzo, bensì un play, una rappresentazione teatrale. Tom Stoppard viene additato, come se ci sia qualcosa di cui vergognarsi, viene indicato come uno dei migliori scrittori di teatro dell'epoca contemporanea. E questo è Arcadia, è uscito nel 93 per Einaudi nel 2003. È una rappresentazione teatrale incredibilmente intelligente. Viene definito dramma, ma solo nella concezione moderna del termine, per cui cammina da qualche parte tra la tragedia e la commedia, con dialoghi che suonano come degli epigrammi. Parla della relazione tra il passato e il presente, l'ordine e il disordine, la certezza della conoscenza, gli effetti delle azioni del passato sul futuro e l'effetto farfalla che alcune persone o alcune azioni possono avere sul mondo che li circonda. È veramente affascinante, è scritto in un modo estremamente intelligente, è diviso in quello che succede nel 1809 e quello che succede al giorno d'oggi. Se per caso ti dovesse mai capitare di trovarlo a teatro, vai a vederlo perché è veramente una bellissima storia che a volte, se strizzi gli occhi come quando guardi dritto dentro il sole, ricorda quei momenti in cui Oscar Wilde diventa talmente cinico da suonare dolce.
Anche Nick Hornby manca raramente. Questo è 31 canzoni. È uscito nel 2002 ed è una raccolta di brevi trattati. Come succede spesso con Nick Hornby, in realtà i trattati sono 26. Parla delle canzoni che ama di più e perché, fondamentalmente. In realtà il titolo è giusto, è soltanto perché ogni tanto in un intervento nomina più canzoni. Quindi sì, il conto torna, sono 31. È carino il fatto che siano usciti dei CD tratti da questo libro che racchiudono la maggior parte delle canzoni di cui parla. Ti metto volendo i link nel box. E ne è uscita tra l'altro una versione super iper di lusso, indovina un po', per McSweeney's, che si chiamava Songbook, ovviamente includeva il CD, e sul sito venivano raccolti i contributi di chiunque volesse dire la sua su una particolare canzone. Anche lì ti metto il link al sito perché è piuttosto carino, specialmente se c'è una canzone che per te significhi molto, perché il punto è cercare l'impatto emotivo che determinate canzoni abbiano, in questo caso ovviamente su Nick Hornby. Ho avuto recensioni molto molto diverse su questo libro. Ho trovato per esempio la recensione di Luca Valzani, sempre quando cerco online. Non solo mi piace come è scritta, tra l'altro, anche di questa ti metto il link nel box, ma mi è piaciuto il fatto che abbia mantenuto un occhio critico davanti a un autore che per il resto chiaramente apprezza. E mi piace quando qualcuno riesce a non farsi troppo influenzare dall'affetto che ha per qualcuno, riesce a rimanere oggettivo. Quello che Luca Valzani critica a Nick Hornby di 31 canzoni è il fatto che di quelle che dovevano essere le sue passioni da teenager, lui si comporti come se fossero peccati di gioventù e se ne vergogni, come se approfittando del fatto che moglie e figli escano di casa, lui metta su un disco degli Led Zeppelin soltanto per nasconderli di corsa e mettere su qualcosa dei Beatles, per l'amor di Dio, prima che diventassero hippie e cappelloni, che è una scelta chiaramente più sicura per quella che è adesso la sua vita di uomo di famiglia. Personalmente non sono sicura o di essere riuscita a mantenere un occhio così critico o di aver riconosciuto questa sorta di crisi di mezza età in questo Nick Hornby. Visto che l'ha letto anche Ginger, ed era curiosa di sapere la sua opinione, io metterò in piazza la sua. Ed è molto bello, secondo me, sono anche d'accordo personalmente, come Nick Hornby gestisca il fatto che gli piacciono anche canzoni leggere, come per esempio Nelly Furtado. Per quanto possa passare come captatio benevolenze, secondo me è pregevole il fatto che abbia scelto di confessare un peccatuccio di musica leggera di questo genere. Io lo so che non è facile, io ho Britney Spears su iTunes, e quando lo tengo in shuffle è un problema. A volte la musica diventa pericolosa come la politica e la religione, quando si metta sul tavolo per discuterne, specie con persone che magari non conosci molto bene. Secondo me, se decidi di ascoltare il parere di Nick Hornby su alcune sue canzoni, lo devi trattare come se fosse un amico molto molto intimo e non come un dibattito. Senti la sua opinione, vedi se sei d'accordo, però ripeto, secondo me, mantenendo un occhio aperto e ricordandoti quello che hai amato di lui. Vero è che a voler fare i cinici a tutti i costi, fare un libro di questo genere è un incasso assicurato. Perché chi non conosce Nick Hornby probabilmente si ricorda di quello che ha scritto Alta Fedeltà e che fa le classifiche di tutti. E vuoi non comprare un suo libro che fa un elenco di canzoni? Ma sì, dai, compriamolo, come dice giustamente Luca Valzania. Spero che non sia Valzania in tutto questo. Personalmente, se c'è un difetto che devo dire di questo libro è che sì, le scelte mi sembrano un po' sicure, le scelte delle canzoni e quello che c'è da dire, compresa quella di Nelly Furtado, appunto per suddetta captatio benevolenze. A vantaggio di questo libro c'è il fatto che secondo me, come scrive Nick Hornby, scrivono veramente in pochi. L'abilità con cui concetti sia semplici che complessi risultano abbelliti dalle sue parole è qualcosa che personalmente incontro raramente e che per me è sempre sempre piacevole. Quello di cui parlo adesso è il nuovo libro, se non mi sbaglio, di Ewan McEwan. Solar è uscito nel 2010, a breve sicuramente uscirà anche in Italia e penso che potrà uscire con lo stesso titolo, perché è una storia satirica riguardo un fisico la cui vita personale è un massacro dopo l'altro, è un caos assoluto, principalmente per colpa sua e per colpa del fatto che è un uomo disgustoso. La sua ambizione tende verso l'energia solare per cercare di trovare una soluzione al riscaldamento globale, e questo ti farebbe intuire che magari si possa star parlando di una persona che abbia davvero a cuore il futuro del pianeta. Non è così. Ha a cuore soltanto la propria ascesa e la propria notorietà, la propria soddisfazione. Questo è un mondo in cui
Questo è un mondo, è una persona, questo Michael Bird, che è il protagonista, per cui l'amore e un attacco di cuore hanno più o meno gli stessi sintomi e vengono confusi l'uno con l'altro. È un uomo che ha livelli di autoindulgenza seriamente gravi, specialmente quando crede di aver ragione, e in nome di quello che pensa essere suo diritto, compie atti folli. L'ho trovato divertente come dice sulla copertina? Sì. Ovviamente è scritto molto bene, dico ovviamente perché avevo già letto qualcosa di Ewan McEwan e questo non mi stupisce, ma ancora una volta, personalmente, è stato uno di quei libri che ci prova un po' troppo a essere divertente. Prendersi gioco o rendere ridicolo un personaggio che viene costruito su queste basi è un po' sparare sulla Croce Rossa per me. Quando ho visto questo libro, ho pensato, Fede, veramente, vogliamo cascarci di nuovo in una copertina carina. Quindi ho pensato di guardarlo e ho scoperto che si tratta di un romanzo biografico sulla vita di Herbert George Wells. E a quel punto non ho potuto resistere, probabilmente a quel punto ero già fuori dalla libreria, l'avevo già comprato, però ho tentato di resistere, a mia discolpa. È Wells scelto nel momento in cui è più influente, quindi tra l'uscita della Macchina del Tempo nel 1895 e I lineamenti di storia del 1919. Ma non è raccontato nel momento in cui questo succede. Lo incontriamo a 2 anni dalla morte che parla con altre voci. E con ogni probabilità queste altre voci sono ovviamente lui stesso, sono dentro la sua testa, sono versioni di sé che gli chiedono le cose, gli chiedono perché siano successe, quando e come. Questa sorta di intervista che viene condotta all'interno della sua testa, in realtà è meno espansiva di una terza voce che racconta in modo più disteso, forse con più tranquillità, la vita e soprattutto gli amori di Wells. Stranamente, visto che non era esattamente un adone, quantomeno insomma l'aspetto non era il primo dei suoi pregi, Wells a quanto pare era un amante formidabile per quantità e qualità, vogliamo metterla così? È stato un fondamentale sostenitore del femminismo, nonostante avesse più a cuore il libero amore che il libero voto. E hey, il libero amore era un duro lavoro, ma qualcuno doveva pur farlo. L'unica grave differenza tra il Wells che chiunque lo conosca minimamente si è ormai immaginato e quello che si incontra qui è il fatto che Wells era abbastanza famoso per i suoi scatti d'ira, per l'essere particolarmente irascibile. Questo Wells, chissà, forse perché è invecchiato, è più paziente e ha un buon senso dell'umorismo, o forse è solo perché parla con se stesso che è più paziente, perché si capisce. Ci sono parecchie scene di sesso dove Wells viene dipinto come un campione del controllo delle nascite e i suoi numerosi figli, legittimi o meno, erano ben pianificati. La sua attitudine nei confronti delle donne viene vista come un approccio di tenera giocosità. È un po' bidimensionale. Se hai letto Wells, hai il sospetto, più che fondato, che fosse un profeta della sua era. La verità è che qui lo vediamo raggiungere quel pinnacolo letterario per cui un autore continua ad essere pubblicato, acquistato, ma smette di essere letto. Se risulta bidimensionale, ho paura sia perché è da quel pinnacolo che si affaccia per raccontare questa storia. Detto questo, se ovviamente l'argomento ti interessa, questo è un libro che non ti può mancare. Credo che ci siano parecchi metatesti e mi chiedo dove sia finito David Lodge, l'autore di questo libro, confuso tra il Wells autentico, il Wells suo personaggio, il Wells voce nella sua testa. Credo che ci sia un'enorme sovrapposizione di voci parlanti in questo libro. Fossi in te, io gli darei una chance, quantomeno per vedere qual è quella che preferisci. Il counter del video mi dice 58 minuti e 44, quindi cercherò di tenere sintetici anche i saluti. Mi immagino che in realtà questo video, cioè per questo video, fosse atteso quello dei fumetti, però ecco, avevo molti titoli di cui parlare. Spero come al solito di non essere risultata troppo noiosa, come al solito di averti dato magari qualche idea di lettura. Lo devo dire ancora una volta, se hai già letto o decidi di leggere qualcuno dei titoli di cui ho parlato, fammi sapere cosa ne pensi, ti metto qua sotto tutti i link possibili tra Twitter, Facebook e l'adorato Formspring e ci vediamo al prossimo video, ciao!